Ciao a tutti voi vecchiotti, bentornati sul mio canale. Oggi come vedete siamo su Cafe Homeworld Simulator. Allora, ovviamente sapete già di che si tratta. Se si tratta non ho fatto niente, ok. Mio padre ha lavorato nel settore della ristorazione per tutta la vita. Ogni giorno dopo la scuola io lo incontravo al lavoro e osservavo come gestiva la sua attività. Era un capo severo ma giusto. Gli affari andavano molto bene. Mio padre voleva aprire un secondo ristorante nella città vicina. La metà dei soldi per aprire erano già stati raccolti e aveva intenzione di farsi prestare l'altra metà dalla mafia locale. Wow. Era amico del loro capo fin dai tempi dell'università. Ok. Mio padre, per un prestito a pari, un secondo ristorante. No. Mio padre perse. Purtroppo si rivelò poco redditizio. Per giorni e giorni cercò la ragione del suo fallimento, ma non lo trovò mai. Con il tempo la sua salute peggiorò e finì in ospedale. Quando tornò dall'ospedale, iniziò a esaminare tutte le fatture che dovevano essere pagate. Si rese subito conto che non sarebbe stato in grado di pagarle tutte. Non dormì per quasi una settimana, pensando di chiudere l'attività e di ritirarsi. La decisione fu presa. Ok. Mio padre ha venduto l'attività, ha saldato i debiti e si è ritirato. Era il mio 26° compleanno. Abbiamo deciso di festeggiarlo nel nostro posto preferito. Mio padre ha brindato a me e al suo pensionamento. Successivamente mi ha consegnato una busta. Ho aperto la busta e ho visto un assegno di $50.000. Ora il tuo sogno è reale, figliolo. Dopo queste parole ho capito che mio padre sapeva come per tutta la mia infanzia ho seguito il suo lavoro con occhi ardenti. Ero estremamente felice e ho deciso di rilanciare l'azienda di famiglia. Wow. Ok. In pratica, ragazzi, stiamo aprendo un ristorante, bar a caffè. Per questo ovviamente che si chiama Cafe Simulator, se no. Lunedì, nuovo giorno. Ok. Benvenuto al Castle Lake. Ho sentito che stai preparando di aprire un ristorante o un motel. Oh, è un motel. Qui. Un ristorante o un motel è un po' difficile. Va. Se così è una notizia, la nostra città non ha abbastanza posti dove mangiare e divertirsi. Mi chiamo. E sono lo. Ah, sceriffo locale. Boh, piacere. Se hai bisogno del mio aiuto, puoi sempre chiamarmi. Ok, vabbè. Ciao. Ok, allora trova la scatola elettrica nel cortile e accendi la corrente. Ok, spazio si salta. Vai.
Eccoci qua. Ok. Scopri come entrare nel ristorante. Oh, ma riesco a sentire per accelerare. E tab, abbiamo, ok, il tablet. Ok, siamo entrati. Allora, strumenti. Puoi trovare nel negozio di strumenti nel tablet. Per utilizzare dopo l'acquisto apri... Ok. No, beato. Il rastrello, allora. Ok, bisogna... pulire tutto. Allora, come vedete, abbiamo tab tablet F inventario. Dopo sopra abbiamo i soldi, i dollari. Abbiamo il livello, se non sbaglio, che siamo a livello 0 adesso. Dobbiamo la lampadina per essere l'esperienza, sì, infatti. E il 47% dovrebbe essere le scovazze. Ok, 100% adesso. Allora, bisogna il tablet, il tasto. Qua. Ok, adesso abbiamo ordinato con 50 dollari da ritirare le scovazze, le immondizie fuori. Ecco il camion, infatti, che sta... c'è la baretta che sta indicando che sta svuotando pian pianino. Ok, è finito. Il cestino è vuoto. Puliamo la scopacchia. Puliamo. Bon, tanto facciamo... Oh, vieni tu. Ok, il tronco. Anche il tronco si può fare. Questo qua. Il cestino... Ok. Non un cestino, quello. Topiva. Livello 1, ok. Siamo saliti in livello, ragazzi. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo di mettere i mi piace, di condividere. Queste sono la pietra senza tetto, proprio come... proprio come ovunque. Di tanto in tanto possono visitare il tuo stabilimento per chiedere soldi. Fare del me... ok. Fare del male o talvolta solo per osservare. Con gestire dipendente. Ok, vai. Fa piacere. Fa molto piacere. Allora... allora, no, quella è fella. Sì. Facciamo il pantigano. Ok, facciamo qua le foglie. Oh, altre foglie qua non ci sono. Tutta sta schifezza. Ok.
qua. Ok, qua. Intanto facciamo il foglio, ragazzi, dopo ci pensiamo. Ok, ho quasi finito con le foglie, almeno qua davanti. Allora, F. Vediamo. Al 100% che non ho visto. Non l'avevo veduto. Non l'ho visto. Chi è? Ho sentito un miagolio. Gatto, ciao. Gatto. Ok, dai. Pulite sto cavolo del cassonetto, dai. Ok, siamo davanti. Pronto. Wow. Funziona bene, tutti i telefoni. Ho trovato scoppacchi, non ci sono qui. Dove cavolo ho messo il carrello solo? In tasca ci avevamo messo. Ah, c'è tanta roba qua. Signor gatto, devo passare. Allora, qua non c'è niente. Eccoci qua. E piglia la gomma. No, non c'era più. Pensavo che era scoppacchia, ma c'era. Ok, dovevo essere l'ultimo. No. Mi manca ancora uno. Buongiorno, signor gatto. Cazzo. Ok, eccolo qua. Ok. Acquisto strumenti in negozio per... Ok. Per i topi. Tablet. Strumenti. Ok. Allora. Vieni qua. Vieni qua. Ok. Ah. Che fatica. Adesso. Allora bisogna ristrutturare tutto quel ciò che ha rotto. Si è rotta? Sì. Ok. Che velocità per aggiustare sti vetri. Vabbè. Insomma, fai aggiustare, ragazzi. Ok. Ok, questo è fatto. Adesso. La finestra, il tetto, blocchi da... Questi qua, sì. Che veloce.
me lo piazzo io. Adesso. Ci piazzichiamo sta roba. Quanta roba ha rotto questi basamenti? Dai, su, forza! Abbiamo finito. Ok. Qua dove è tutto finito, sì. Ok. Adesso. Andare sul tetto a riparare. Eccoci qua. Ah, quello martello così. Che vedo, magari anche nella realtà se facessero così velocemente aggiustare i tetti con martello e via. Livello 2, allora. Ah, un aereo! Ciao aereo! Questa roba. $200, ok, vai. Periodicamente puoi trovare latine di metallo. Ti darà un premio in denaro casuale. E punti esperienza, ok. Oh. Adesso. Aia, spezzato tutte e due gambe. Ok. Sarei Amazon, ok. Allora, un mattino. Abbiamo pavimenti, carta de, muri. Abbiamo tanta scelta, dai. Allora, farei questo io, almeno qua. Comunque, un secondino. Tab. Allora, ci mettiamo un secondo, ecco, l'illuminazione. Vediamo questo, eh. Perché non posso acquistare? Al momento non può. Questo articolo, ok, vabbè, fa niente. Allora, stavamo dicendo muri, questo qua. Adesso l'altro muro. Allora, vorrei fare questo bianco qua. Ma se per il momento va bene questo lì. Dammi tab. Spero un secondo, se non sbaglio si poteva anche. No, su altro no. Ah, ci abbiamo anche dei colori. Wow. Un bel arancio farei, dai. Basta, dai. Dipingiamo un pochino le pareti. Ok,
spingiamo pian pianino. Questo modo di dipingermi mi ricorda House Flipper. Ok, buono, adesso ok, rivelatore fumo da mettere. Allora, tab qua, hanno detto su altro, su altro. Ok, rivelatore fumo, uno qua e uno qua. Uno qua e basta intanto. Ok, allora bisogna mettere aprire il tablet, menu. Allora abbiamo per il momento pochetta roba. Allora pizza sicuramente, pizza formaggio, mettiamo pizza per il momento, dai. Mettiamo tutto il menu di pizza per il momento. Ok, ora ordina il cibo per cucinare. Apri tablet, negozio di alimentari. Tablet, negozio di alimentari. Quello con il verde, puntino verde, era gli ingredienti che ci servivano. Ok, bisogna mettere il cibo dentro. E ciao. Ok, scusi signor Micio, ma devo lavorare. Carezzato un poco. Chissà se salvato. Okay, grazie, grazie, maledetto computer. Gioco, anzi, comunque ragazzi, ci mancano le ultime tre scatole. Ah, ce le mette tutte là le scatole. Ok, buono. Scatole, due gatti. Ah, solo lui. Ok, ci manca l'ultima scatola e avevo finito. Buono. Alcune apparecchiature richiedono un collegamento a una presa elettrica. Acquistare e installare punti vendita. Acquistare, installare punti vendita e quindi collegare ad essi le... Ok. No.
Mettere un registratore cassa, un tavolo da cucina, un forno e un frigorifero. Ok. Allora. Che vuoi dire? Io sono stato picchiato da Marco Barbarossa. Non voleva con me un pezzo di formaggio brie che era nella spazzatura del ristorante italiano, il Vesuvio. Ora devo curare le mie ferite. Dammi 7 dollari. Ma sì, dai. Tieni 7 dollari, eh. Allora, stiamo dicendo, allora, registratore cassa un attimo dopo, tavolo da cucina, un forno e un frigorifero. Allora, forno, ok, c'è il lavello, allora, frigorifero. No, ho sbagliato. C'è un frigorifero. Allora, il frigorifero lo mettiamo qua, più o meno. Ok. Adesso mi ci vuole tavolo da cucina e forno. Allora, tavolo da cucina. Qua più o meno. E un forno. Ok. Adesso bisogna andare su altro. E l'ha presa. Allora, uno mettiamola qua e l'altro mettiamo qua. Allora, in teoria si fa così e si mette. Ok, questa è la stessa roba. Ok, abbiamo fatto questo. Adesso ci serve un registratore cassa, ok. Allora, un registratore di cassa. Registratore di cassa, dov'è? Ah, eccolo qua, registratore di cassa. Allora. Giusto? Ah, qui è sporcia, fa niente. Allora, ah, bisogna fare anche questo qua. Ah, le fatture abbiamo. Ok. Adesso anche questo, andiamo su altro. Questo qua posso spostarlo? No, sposto questo qua, fa culo. Adesso ho messo bene. Vabbè, allora, questo qua l'ho messo a presa. Ok, buono. La vedete dove? Metti una capo di cucina qui sopra ad affare. Ok, sarà fatto. Cappa da cucina, lui sta qua. Ok, la mettiamo più o meno. Ok, solito bisogna sempre collegarla. Ok, collegata. Adesso. Allora, devo mettere fornire
tavoli, ok. Mettiamoci due tavoli. Allora abbiamo. Eccoli qua. Solo questo possiamo mettere. Allora lo metterei qua. Un tavolo. E uno lo metterei qua. Facciamo tre, dai. Ok. Buono così. Ho messo tutto. Uno con l'altro. Adesso. Allora, metto una cappa da cucina. Allora, sopra il fornello ho fatto. Ah, un lavello, ok. Un lavello anche. Ok, assumi un dipendente al tavolo lavoro, del lavoro. Allora. Eccolo qua. Scegli i migliori lavoratori in modo che, boh, gli ordini vengono evasi più veloce tu lavoro. Bla 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 bla. Ok, va bene. Ma solo questo qua. Assumi. Ok, adesso sto prendendo sull'icona. Ah, ok, assegna. Ok, abbiamo una cuoca. Una cuoca abbiamo. Assumi un dipendente al tavolo della cucina, installa due lampade. Ok, adesso possiamo anche stampare, sì. Mettere le lampade. Adesso le luci. Vediamo queste. Allora, ci piazziamo una qua. Ci piazziamo una qua. Ci piazziamo una qua. Ok. Ok, buono così. Adesso. Allora, da mettere due vici. Allora, questa roba da fuori. C'entra, no, questo non c'entra, questo non c'entra, abbiamo anche i tavoli, gli sgabelli, welcome, ok, abbiamo i giochi, questo cos'è? Non so, si vedrà, qua c'abbiamo i quadri, ecco il bagno, ok, devo mettere due di questi fuori. Mettiamo qua, dai. Allora, dov'è? Di qua.
Metterei qua proprio uno qua e uno qua. Ok. Apri un ristorante e servi 5 clienti. Ok. Ok, ho aperto. Hai aperto un ristorante, ok. Ok, vabbè. Oh, sta arrivando il primo cliente. Zuppe, sushi, pasta. Ho questo tutte le pizze. Ok. L'Italia locale. Ok. Pizza margherita. Allora, pizza margherita. A volte i visitatori possono lasciare impronte sul pavimento, però ok. Devo. Ah, ok. Allora, devo. Ah, no, chiuso, chiuso. F c'ho. Mi spazzo no, sì. Già hanno fatto sporcheria. Allora, siamo pronti? Buongiorno, aspetti. Pizza carbonara, però non posso. Arriva, aspetta ancora un poco, no? Ok, buono. Così. Prendi. Prenda, signore. Se la goda la pizza. Allora, mi ha detto, lei vuole una carbonara. Pizza alla carbonara, 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 carbonara. Ok. Devo aspettare un secondino. Ciao, è lo sceriffo. Avevo sentito la notizia del. Ok. Terribile mostro che si aggira in. La gente del posto dice di averlo visto un mostro che assomiglia al Bigfoot. Siamo. Ok, va bene. Il sindaco. Ok, vai. Ciao. Siamo pronti? Dai, su. Cucina sto cavolo da fare. Ok. Se lo tenga. Soldini. Allora. Margherita. Pizza Margherita. E lei dovrà aspettare. Se abbiamo sporcato, no, non voglio questo. Non ho sporcato niente, probabilmente è buono. Bello così. Ma siamo al 5%. Dai, su, si sbrighi. Su, forza. Si sbriga. Tanto c'è l'aereo che passa. Siamo a 2 stelle. Su, si sbrighi. Si sbrighi. Non so perché una pizza fa col. Con la pentola, guarda. Della pasta, vabbè. Ah, lui, ok. La pizza, sì, apriamo. Prenda. Grazie. Ce la mancia. Buongiorno signore, vuole pizza, pasta
Paese pizza. Paese della pizza. Ok. Voi ciao. Mi spiace. Pensa tanto che dovrò mettere. Eh sì, mi sa tanto che dovrò mettere un altro bancone qua. E un altro fornello. Perché avendo tutta sta gente qua, con uno, con una che non sa fare il suo lavoro, capito? Allora, il peso ok. Pronto? Tenga la sua pizza, grazie. Soldi, grazie. Ok. Allora, lei vuole pizza peperoni. Pizza ai peperoni. Voi tre mi spiace, ma aspettate qua. Vediamo qua se hanno lasciato schifezza, niente. Siamo quattro, questo è l'ultimo. Voi tre. Allora. Grazie per la mancia. Ciao, mi ciao. Ciao, dove mi ci va? Ok. Si sbrighi. Che c'ho? Quattro persone qua, in fila. Si sbrighi. Ok. Forma segreta la congratulazione. Avete completato il successo la vostra formazione. Ora siete pronti a iniziare il lavoro, bla bla. Ok, buono. Allora, 0 su 20. Lo so, dovrò mettere più tavoli, più roba. Vabbè, ragazzi, noi ci sentiremo un prossimo play dal vostro Volpe e da questi tizi che non riceveranno mai la loro pizza. Un saluto, ciao, alla prossima.